ba, ba. Posa la bacheta, ba, ba. Posa la bacheta, tu che ne sai, l'hai vista mai? Posa la bacheta, insomma, mai. Vorrei ridare la parola a Raffaele Nicchio, anche perché è stato pubblicato, come sapete, in lingua albanese, La baronessa dell'Olivento, questo un grande romanzo del nostro Raffaele, che abbiamo qui una copia, ma è una delle tante, ovviamente, una delle tante traduzioni. Io credo che aver avuto La baronessa dell'Olivento in inglese, in francese, in tedesco e oggi anche in albanese è una cosa che in qualche modo coinvolge non soltanto lo scrittore, ma coinvolge un po' tutta la Basilicata, perché anche noi ci sentiamo in qualche modo onorati di questa attenzione che la letteratura mondiale ha nei confronti del personaggio, del romanziere e dell'uomo di cultura che è Raffaele. Vai Raffaele, vai. Che volete dire? Come è venuta questa idea di albanese di tradurre La baronessa dell'Olivento? No, ma tu, l'idea delle traduzioni della fede non tanto. Io però devo fare una presentazione preliminare. A me ha fatto molto piacere sia il, diciamo, sentire le tante cose che ci hanno detto il professor Romano, anche se nell'economia del poco tempo, insomma, che aveva, e poi soprattutto sentire la sindaca di Maschito e la signora del Corco Giunto. Perché è bellissimo vedere che esistono dei giovani in questa regione così fortemente decapitata dei giovani, perché i giovani a 18 anni se ne vanno all'università e non tornano più. Sono stato veramente sorpreso e felice di ascoltarle. Al di là poi dei contenuti, ognuno ha le sue, è portatore di una sua visione del mondo, per fortuna. In quanto a me, io posso dirvi che il mio rapporto con l'Albania è stato, come dire, all'inizio casuale, poi tumultuoso. Io mi sono trovato alle scuole medie di me, poi al liceo, dei compagni a Brescia, cioè a quell'epoca non si chiamavano gli Eglina, noi li sportavamo gli Eglina, sentivamo questa parola, io per qualche tempo ho anche creduto, ma successivamente fu quando andai, feci un corso con il professor Ferrari all'Università di Bari si era incerti se far provenire Jedina dall'assenso. Sì. No, ascolta. Dal fatto che la lingua albanese era divisa in Ghedi e Tosco. Carli Abate mi ha detto che lui propende per i Ghedi. In Albania mi avevano detto per i piedi, comunque a me non posso dire più tanto perché non ho fatto approfondimento. E dunque, dopo la fortuna che è successo di fuori del Basenzio, io avevo voluto, anche perché ero andato via da Melfi da tempo e ho conosciuto, diciamo, il mondo adriatico, guardavo questo spostamento dalle colline, dalle montagne, lungo i fiumi verso il mare, e dal mare arrivavano questi popoli di cui poco sapevamo. Perciò mi buttai in un romanzo sulla prima fuga di albanesi verso l'Occidente e scrissi La baronessa dell'Olivento. Poi accadde, quando uscì questo romanzo, che un giornalista di Tirana, Dashino Poconzi, si sintonizzasse con Rai 1. Lui aveva creato un accrocco, perché allora era proibito vedere soprattutto Rai 1, ovviamente. E aveva creato un accrocco grazie al quale riusciva a collegarsi con Rai 1. Poi mi spiegò successivamente che aveva imparato l'italiano
sia attraverso la televisione, sia grazie a un'edizione del Tommaseo della Divina Commedia, che era rimasta in casa dei suoi genitori durante la Seconda Guerra Mondiale. Un italiano che fuggiva sia dai tedeschi sia dalle truppe albanesi, che aveva trovato asilo in questa famiglia, gli aveva lasciato questo libro. E comunque, lasciando con Rossi, riuscì a farmi ottenere una visita in Albania nel 1990, e da allora insomma si aprì un grande rapporto, perché mi tradussero subito Pino del Basento, poi questo romanzo, poi mi tradussero tutti i romanzi, al punto che nel 2012 o 13 ho scritto un libro dell'Albania che avevo conosciuto prima della caduta di Ranizzalia e dell'Albania che avevo conosciuto durante la guerra delle false finanziarie, la guerra della discesa di guerra, la discesa di Sali Berisha a Tirana, una Tirana che si era ingigantita, lo svuotamento delle campagne di tutta l'Albania, i tanti ritorni. Sono stato almeno 30 volte in Albania dal 1990 al 2013-14, perché poi si erano inventati nel vecchio mausoleo di Enver Hoxha una fiera del libro a cui annualmente partecipavo per convegni. Fu bellissimo, per esempio, ripeto, quel viaggio del 90, andammo io e mia moglie, e allora occidentali non entravano nel paese, e io stesso venivo guardato con sospetto, perché avevo la barba e si pensava che io fossi una specie di stares russo di quei monaci, mi ricordo i tanti bambini che te li compravi con niente, con delle caramelle, con le gomme da masticare. Però per me, io tornai dall'Albania con un carico di tenerezza, ma anche di dispiacere, perché per esempio per Corso Skanderbeg la sera, quando si usciva, trovavo tanti giovani silenziosi, non si parlava, non si poteva parlare. La Segurini teneva tutti in una condizione di soggezione. E quando nel 91 scesi al porto, dunque io ricordo, ero in direzione e seppi da alcuni giornalisti che stava arrivando una nave carica in maniera spropositata giù al porto. E allora presi una truppa e scappai al muro foraneo, e quando vidi che da questa nave scendevano soprattutto tanti ragazzi, seminudi, con le labbra gonfie, screpolate, e con me c'erano due figure che in qualche modo cominciano a essere dimenticate. C'era il sindaco D'Alfino, che Cossiga aveva chiamato, a cui il sindaco ha dato del cretino, non capendo che D'Alfino si opponeva a quella specie di operazione alla Pinochet che si stava facendo contro gli albanesi, perché li caricavano sui pullman, li portavano a portare la vittoria. E poi c'era Don Tonino Bello, che è stato poi il presidente della Pax Christi, e Don Tonino faceva a me, diceva: ma questi sono pazzi, ma perché se lo stanno facendo così? E allora pregava il capo della polizia perché gli facesse portare un po' di gente nel suo episcopio. Infatti ne accolse 400-500. Vabbè, ma vedete, sono tanti flash che mi tornano alla mente. Ma la prima volta che io andai in Albania e mi fecero girare da Saranda a Kukës, e trovai un mondo che era molto simile alla Basilicata che io avevo conosciuto negli anni 50.
cioè rivedevo la Basilicata della mia infanzia, gli anni per esempio che venivamo qui davanti al Palazzo Vescovile, arrivavano i camion americani e ci davano i pacchi d'oro, i pacchi di pasta, mi ricordo i formaggini che ci davano, cioè, era quello il ricordo della mia infanzia, e vedevo quel popolo albanese molto simile al mio, mi portavano al mercato e c'erano le donne che vendevano la lana sfilata dai maglioni, oppure quelle che arrivavano dalla campagna a vendere la... Però era un incontro straordinario con il cuore dell'uomo, ed è stata la ragione per cui poi ho continuato a mantenere rapporti con quel popolo, ma io non credo di dilungarmi troppo. Forse un'altra ragione è stata per la realizzazione di questo romanzo sulla Palestra Occidentale. Andai un anno a San Marzano di San Giuseppe e c'era un primo incontro delle associazioni a Brescia con, appunto, a Brescia, con alcune persone che venivano dall'Albania. E c'era in carica allora Giara Mizzavia e la vedova di Ambrogia di là. E mi colpì moltissimo il fatto che tutto il paese fosse imbandierato con bandiere rosse, quel comando vicino. Questa cosa mi prese e mi caricò di epicità. Ecco, devo dire che di fronte all'Albania io ho vissuto questi due sentimenti, l'epicità e la tenerezza. Quando sono andato per esempio a Scutari mi raccontavano la storia della donna murata viva dai turchi e che diceva: lasciatemi qui, ma lasciatemi un seno libero perché devo allattare. Cioè, queste storie straordinarie. Poi ovviamente la frequentazione del rapporto con Ismail Kadare, l'amicizia con Dritte Ragoni, con tutto il mondo degli scrittori albanesi, cioè, come si fa a raccontare in 10 minuti 30 anni di frequentazioni con quel mondo? Alla fine, eravamo diciamo verso il 97-98, arrivò dall'Albania un politico che non ricordo chi fosse, venne da me e disse: ma sa che lei adesso è considerato in Albania un nemico del popolo? Io? Ho fatto dei reportage per il Corriere della Sera, reportage per il Mattino di Napoli, per la Gazzetta del Mezzogiorno, e sono nemico del popolo. Cioè, sì, perché lei parla di quel popolo, di quella gente, cioè, in maniera sempre così, con un afflato poetico, e che fa pensare in questa stagione che lei voglia rimarcare l'importanza del regime. Ma quando? Se qua arrivano tutti i giorni, arrivano albanesi con questa realtà, e chi non può avere, chiede il passaporto e non lo può avere, e chi chiede di essere ospitato negli ospedali non può essere ospitato. Dico che noi, grazie al fatto di avere le telecamere dietro, riusciamo a fare le telefonate e ad ottenere ciò che dobbiamo ottenere. Però, ripeto, sono tanti aspetti di una vita che per molti anni è stata parallela al fatto di andare. Grazie, scusate. Adesso parliamo brevemente di un volume e di un filmato che speriamo di poter vedere almeno all'inizio. Allora, praticamente si tratta di un filmato Catunde, The Vancouver, quando ci si sposava, praticamente 40 minuti, è un progetto del comune di Greci, di Avellino, qui rappresentato, con il Bon e con il sindaco dell'epoca, Zoccano. E attualmente il sindaco è l'architetta Donatella Martino, di cui io ho conosciuto pure il papà a suo tempo.
Purtroppo abbiamo sforato un pochino, perché abbiamo iniziato un pochino più tardi, ci dovete scusare. Questo è il DVD di Anna Rita Cocca, la regista, e qui eventualmente, se ci fosse la disponibilità, potremmo vedere, altrimenti possiamo vederlo domani o in altra occasione a Madeira, eccetera, non lo so. Oh, poi adesso si dà il caso, come diceva Rocco Brancati, di questa cultura, di questa tradizione a Melfi albanese. Per quale motivo? Perché si dà il caso che a Melfi nel 1921, oltre il discorso della storia delle paneduzze, che la Prologo con Franco Cacciatore per tanti anni ha valorizzato, compreso con il comune di Barile, eccetera, e poi c'è questa chiesa di Santa Maria, dove c'è lo striscione scolpito in pietra del 1570 di questo papas bizantino, grande matematico, Georgino Lapazai, che praticamente era di rito greco bizantino e poi il vescovo dell'epoca, Diodato Scagna, il vescovo latino, dice questo qua ci dà fastidio. Allora lì a Brescia furono combinati a Ripacandida, a Ginestra, a Barile e così via. Quindi attualmente questo testo c'è di Gennaro Tocci, questo professore di lettere del Gasparrini, del Regio Istituto Tecnico, poi intitolato a Guglielmo Gasparrini, il grande botanico di Castelgrande. Praticamente grazie a questo mecenate, diciamo, Alfredo Perillo, amico di Melfi, con la sua, che fra l'altro è un agente finanziario di assicurazione della Zurich, praticamente da tempo, da anni mi diceva: guarda che noi abbiamo un testo nella nostra biblioteca di famiglia di questo Gennaro Tocci. E io finalmente, dopo tanto tempo, siamo riusciti a, come Basilica d'Arbrescia, come Scandola, a fare il convegno proprio a Melfi. Quindi noi lo ringraziamo e ringraziamo anche la dottoressa Ida Perillo, la figlia, che ha tanta pazienza e che vorrà dire qualcosa su questo fascicolo che noi lasciamo a disposizione del comune, naturalmente la famiglia, del comune di Melfi, per la biblioteca comunale, eventualmente per una ristampa se ritiene opportuno. Prego, prego dottoressa Ida Perillo, prego. Buongiorno a tutti innanzitutto e grazie al professor Mazzeo per avermi invitata. Io devo dire ho conosciuto Donato casualmente durante una chiacchierata a casa e mi ha proposto questo intervento e devo dire la verità, me ne faccio anche una colpa, io tante cose della nostra città non le conoscevo ed in particolare mi ha colpita molto questa chicca, diciamo così, della famosa festa delle paneduzze. E io da bambina tornavo a casa con questo sacchettino di velo, con queste. Io dicevo, mamma, mi porti le palline dure, ma non sapevo che fossero, diciamo, di pane non lievitato e che fosse soprattutto una tradizione di origine albanese. E così come lo è albanese anche la chiesa di Santa Maria Denives, costruita da questo sacerdote e matematico Georgino Lapazai, correggimi il professore se sbaglio la pronuncia. E per cui è stata anche, ecco, per me una scoperta, quindi ogni 8 dicembre noi con i miei, insomma, si va in chiesa a prendere queste famosissime paneduzze. Ed è proprio qui a Melfi che celebriamo l'edizione del 550° anniversario dalla scomparsa di Giorgio Castriota. E questo evento coincide con il 40° appunto della fondazione della rivista. Ed è proprio qui a Melfi, come appunto diceva il professor Mazzeo, qualche anno fa su invito e anche su sollecitazione della direzione della rivista, che
Si presenta oggi una raccolta di fascicoli e in particolar modo di note di linguistica a cura del professore Gennaro Tocci, che tra l'altro noi avevamo nella biblioteca di famiglia, ma di cui io non conoscevo l'esistenza, quindi anche questa per me è stata una scoperta, anche perché insomma con parte della famiglia Tocci noi abbiamo dei rapporti molto, molto stretti, siamo molto legati da sempre. E quindi si è pensato di raccogliere questi scritti, queste note, di assemblarle, ovviamente non sono tutte, ce ne saranno tante anche sparse nelle varie abitazioni dei familiari ancora in vita, e quindi si chiederà anche l'autorizzazione a loro di recuperarli, di completare la raccolta e di proporli al comune di Melfi, ma qualsiasi altro comune poi può essere interessato, perché far vivere attraverso questi scritti la cultura e le nostre tradizioni, le nostre radici, è una cosa che non bisogna mai accantonare. La sindaca, dice sindaca, ce l'ha spiegato bene prima. Per cui vi ringrazio per questo spazio e invito appunto il comune a valutare e pensare di organizzare una ristampa per mettere a disposizione delle biblioteche, degli studenti e soprattutto delle università. Grazie. Allora, arrivati a questo punto, l'ora è quella che consiglia. Questa prima giornata seminariale si chiude qui, domani continuiamo a Matera, naturalmente vi invitiamo a Matera e cercheremo con Raffaele Nigro, Rocco Brancati, con gli amici quelli delle associazioni che hanno aiutato la nostra iniziativa, i comuni, la sindaca di Maschito, la delegazione di comunale di Greci di Avellino, il comandante dei vigili, il sindaco Murano di Barile, la sindaca Purella di Ginestra, eccetera, eccetera. Vi ringraziamo tanto e siamo onorati di avere dato vita a questa manifestazione. Grazie. Ma sono la cata, tu che ne sai, l'hai vista mai? Ma sono la cata, insomma, mai.